La zona rossa è estesa a tutta la penisola, non ci si può spostare, se non per necessità o salute si può fare la spesa, ma rispettando il decreto. 13 casi accertati, 2 nuovi a Ribera, il medico di Sciacca contagia altre 10 persone, una è di Menfi. A Porto Empedocle partecipano al funerale e vengono denunciati, a San Leone riparte autobus con turisti arrivati dalla Lombardia, i detenuti non incontreranno i parenti ma li sentiranno solo a telefono, sedati in malumori, le volanti a presidio del territorio. Il coronavirus ha stravolto le vite di tutti, le abitudini, le convenzioni sociali, le relazioni, l'economia, siamo bombardati da ansia, paura, rabbia e incertezze. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Da oggi tutta l'Italia è zona rossa, significa zona protetta. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato il decreto cosiddetto Io resto a casa. Le misure già in atto in Lombardia adesso riguardano tutta la penisola. Lello Casesa. Sono le 21.30 circa quando, in attesa della prima puntata del commissario Montalbano, il TG1 lancia una edizione straordinaria. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da solo in una conferenza stampa quasi deserta annuncia: abbiamo adottato una nuova decisione che si basa su un presupposto. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e, ahimè, anche delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno quindi cambiate, vanno cambiate ora. Ho deciso di adottare subito misure ancora più stringenti, più forti. Il provvedimento è quello atteso e ormai ritenuto inevitabile. Sto per firmare, dice ancora il Presidente del Consiglio, un provvedimento che possiamo sintetizzare come «Io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa nella penisola. L'Italia sarà da oggi zona protetta. Le scuole e le università rimarranno chiuse fino al 3 aprile. Tutte le regioni sono state informate del provvedimento. Comprendiamo il bisogno di socialità, ha dichiarato Conte. Abbiamo visto tutti le immagini della movida nel paese, ma non ci possiamo più permettere questi episodi che sono soprattutto di contagio. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. In particolare ai loro cari va tutta la vicinanza nostra del governo e penso di poter interpretare di tutti gli italiani. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate. Vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. E quando parlo dell'Italia parlo dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti. È per questo che ho deciso, d'accordo con gli altri componenti del governo, di adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti, per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e tutelare così la salute di tutti i cittadini, che vorrei ricordare è il nostro obiettivo primario, pur contemperando, cercando di contemperare fin quanto possibile anche altri interessi che meritano di essere tutelati. Ma se la salute dei cittadini, la salute pubblica, è un bene che è messo a repentaglio, noi siamo costretti a scegliere e imporre dei sacrifici per quanto riguarda gli altri interessi pur meritevoli di tutela. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da 3 specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute.
Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico. Abbiamo e comprendiamo la voglia di socialità anche dei giovani, abbiamo visto tutti episodi, fotografie anche dove la movida, c'è molto divertimento, si consumano anche delle bevande al di fuori dei locali e dei bar. Non ci possiamo permettere più queste occasioni di aggregazioni che diventano occasioni di contagio. Credetemi, non è facile. Sono pienamente consapevole della responsabilità e anche della gravità nell'adottare queste misure per tutta la penisola, ma sono costretto a intervenire in modo ancor più deciso per proteggere tutti noi e soprattutto le persone più fragili e più vulnerabili. Viviamo in un sistema in cui noi garantiamo la sanità e il diritto alle cure e alla salute a tutti. È un fondamento, un pilastro e direi la caratteristica della nostra, del nostro sistema di civiltà. Non possiamo quindi permetterci su questo di abbassare la guardia. Oggi è il momento della responsabilità. Noi tutti abbiamo una grande responsabilità. Voi con me, voi cittadini tutti con me. La patologia respiratoria in provincia di Agrigento conta 13 casi. Il primo è quello registrato a Sciacca, dove una donna, un medico di 49 anni, è risultata positiva nei giorni scorsi al tampone rinofaringeo. Facendo poi l'esame a tutti i suoi familiari, colleghi, a quanti erano venuti in stretto contatto con la donna, altri 10 tamponi sono risultati positivi. Fra i contagiati vi è anche una persona di Menfi, un parente di una paziente ricoverato nel reparto di medicina di Sciacca, ed anche una coppia di coniugi riberesi è risultata positiva al tampone per il coronavirus. Pare che i due siano stati fuori città e lì potrebbero aver contratto la patologia. Entrambi, rassicura il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, sono in buone condizioni di salute e si trovano in quarantena nella propria abitazione. Adesso vediamo come si traduce effettivamente il decreto, come cambia la vita, fermo restando che come recita il decreto bisogna evitare ogni spostamento, è vietato ogni forma di assemblamento, anche all'aperto, che sono chiusi ovunque cinema, teatri, palestre, non ci sono matrimoni, funerali, nel weekend anche i centri commerciali, ma è garantita l'apertura di negozi di alimentari e farmacie, si può uscire da casa per fare la spesa, i bar e i ristoranti possono aprire solo dalle 6 alle 18, i cittadini su tutto il territorio nazionale possono muoversi solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. Non si ferma la circolazione delle merci nel trasporto pubblico, è possibile andare a fare la spesa. Chi si sposta sul territorio può autocertificare le ragioni per cui lo fa, ma per chi trasgredisce o dichiara il falso sono previste sanzioni che vanno fino all'arresto. C'è il servizio di Carmelo Lentini. Con il nuovo decreto le restrizioni aumentano nel tentativo di frenare il diffondersi del coronavirus. Non tutti sono a corrente sulla totalità delle nuove norme, per cui alle semplici domande ecco la risposta per tutelarsi dal contagio. Posso uscire di casa per una passeggiata? Sì, ma non in luoghi affollati e solo se non si crea assembramento e comunque tenendo le distanze almeno un metro tra le persone, evitando comunque la formazione di gruppi. Posso andare a fare la spesa in un altro comune? La spesa deve essere effettuata in prossimità della residenza o domicilio, quindi prioritariamente nel proprio comune. I ragazzi, i bambini, le famiglie possono andare al parco? Sì, purché i luoghi non siano affollati e non si crei assemblamento e comunque sempre tenendo le distanze di almeno un metro tra le persone. Posso andare a casa di amici per cena o durante la giornata per motivi diversi da quelli consentiti dal decreto ministeriale? No. Gli spostamenti sono consentiti solo per motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità, esempio spesa alimentare, o per motivi di salute secondo il decreto ministeriale. Sono una nonna che deve andare all'interno del comune o in un altro comune a tenere i nipoti perché i miei figli vanno a lavorare. Posso andarci? Sì. Spostamento consentito solo per necessità.
Sono un genitore separato. Posso andare a prendere mio figlio a casa dell'altro genitore? Sì, spostamento consentito per necessità. Sono un lavoratore dipendente. Posso recarmi sul posto di lavoro? Sì, lo spostamento per motivi di lavoro è consentito. Sono un artigiano, libero professionista, lavoratore autonomo. Posso spostarmi per lavoro? Sì, spostamento consentito per esigenze lavorative, portarsi dietro autocertificazione, documentazione che comprovi la necessità dello spostamento. Sono un libero professionista. Posso spostarmi liberamente? No, solo se per comprovate esigenze lavorative dimostrabili. Ho i genitori anziani da accudire. Posso recarmi a casa loro? Sì, spostamento consentito per necessità. Ed un autobus di turisti ieri è rimasto bloccato a San Leone, frazione balneare di Agrigento, per 18 ore d'attesa. Sono 23 le persone di varie zone della Lombardia, nonché la guida turistica e l'autista dell'autobus che poco prima delle 20:15 si sono visti dare il via libera a lasciare il lungomare di San Leone. Per tutti è stata una vacanza da dimenticare. A raccontare cosa è accaduto loro è stata la guida, una siciliana. Raccontano: eravamo in viaggio prima che venisse firmato l'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, siamo arrivati qui ad Agrigento e siamo stati accolti in albergo con mascherine e guanti. Stamattina, riferendosi a ieri, come da decreto, ci siamo autodenunciati, siamo tornati in albergo e abbiamo trovato le porte chiuse, siamo stati noi a chiamare la polizia. Ed il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha spiegato: per quanto mi risulta, hanno deciso di andare immediatamente in aeroporto e prendere il primo volo disponibile per rientrare a casa. Si è trattato di una comitiva arrivata ad Agrigento, al cui interno c'erano alcuni soggetti provenienti dalla località isolata, conclude Firetto. Pugno duro da parte dei carabinieri in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ieri a Porto Empedocle 48 persone partecipavano ad un corteo funebre nonostante i divieti. Sono stati denunciati l'ipotesi di reato e violazione degli obblighi imposti dalle autorità. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. A proposito del coronavirus, anche i carabinieri di Agrigento eseguono il pugno duro in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Infatti, a Porto Empedocle sono state denunciate 48 persone che partecipavano a piedi a un corteo funebre vietato. Quanto sopra è successo nel primo pomeriggio di ieri, allorquando ai carabinieri della locale stazione hanno segnalato che, in violazione del noto decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per arginare la diffusione del coronavirus, fosse in corso un vero e proprio corteo funebre appiedato lungo le vie del paese in direzione del cimitero. I carabinieri, prontamente accorsi, hanno verificato quanto riferito dai passanti, hanno così identificato e denunciato 48 persone per violazione degli obblighi imposti dall'autorità ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Adesso nei loro confronti sarà aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Agrigento per un reato per il quale è previsto l'arresto fino a 3 mesi. L'intervento dei carabinieri di Porto Empedocle si inserisce in un forte giro di vite disposto dal Comando Provinciale di Agrigento, finalizzato al rispetto di tutte le prescrizioni disposte dal governo per limitare la diffusione del virus. Rivolta scongiurata al carcere Petrusa di Agrigento, dopo una lunga opera di convincimento che è durata tutta la mattinata di ieri, bisognava far metabolizzare i detenuti che la misura contenitiva della sospensione temporanea dei colloqui, altra ragione, non aveva se non quella della tutela della loro salute e tutelare i loro familiari. Il direttore della casa circondariale Pasquale di Lorenzo di Agrigento, Valerio Pappalardo, ha spiegato: abbiamo promesso di aumentare il numero dei colloqui telefonici
economici almeno fino al 22 marzo e salvo eventuali prolungamenti che spero non ci siano e anche la possibilità di potenziare servizi Skype, la situazione del penitenziario di Contrada Petrusa è ritornata alla normalità. Dopo l'ora di socialità i detenuti sono rientrati in cella tranquillamente, anche se il livello di guardia, specie dopo le rivolte scoppiate in diversi carceri italiani, resta comunque alto. Un dato certo è che il coronavirus ha cambiato non solo le abitudini e le convenzioni sociali, ma proprio la vita di tutti. C'è chi è rimasto solo, chi ha paura di incontrare i propri cari. Il virus ha messo le distanze, piegato l'economia. Le relazioni non sono più le stesse. Siamo bombardati da informazioni che accrescono ansia, paura, rabbia e incertezza. Ne abbiamo parlato con uno psicologo. Renato Schembri, psicologo e psicoterapeuta. Ecco, oggi vorremmo sapere cosa sta succedendo alla gente in funzione di tutte queste norme che sostanzialmente cambiano il modo di comportarsi, di comportamento familiare, sociale, le scuole chiuse, insomma, il suo punto di vista. Innanzitutto le norme vanno seguite con intelligenza e con senso civico. Ovviamente di fronte a fatti drammatici, tragici come quelli che stiamo vivendo, si attiva dentro di noi un cervello più primitivo che è indispensabile per il nostro funzionamento, è quello che ci permette quando siamo alla guida di girare con lo sterzo immediatamente senza renderci conto di che cosa stiamo facendo, ma ci salva o salva altre persone. È un cervello primitivo che è attivato da eventi esterni o da afflizioni interne e che è straordinario, è importantissimo. La paura è un sentimento fondamentale per noi, ma va riconosciuto e soprattutto va riconosciuto l'automatismo della paura, l'automatismo quando essa si associa in modo pervasiva ad dati di realtà che non necessitano di un intervento emotivo di questo genere. Altra cosa che si verifica in questi casi, come sappiamo, è il contagio emotivo. Il contagio emotivo è anche questo un meccanismo sociale fondamentale per la nostra esistenza, per fare gruppo, per affrontare in gruppo, affrontare insieme le difficoltà che ci sono all'esterno. E allo stesso tempo quando diventa una contaminazione tossica, ecco, questo va guardato con molta attenzione, quindi attenzione all'uso, non a non fare uso dei social, non a non guardare la televisione, non a leggere i giornali, non a non avere informazioni, ma all'uso che si fa di internet, dei giornali. Quello che bisogna esercitare in questo caso è uno sforzo di intelligenza, cioè di intelligenza per prendersi carico della paura, non fare finta che non ci sia la paura c'è, ma va riconosciuta, va ammorbidita, va resa coerente con i dati di realtà. E per quanto riguarda la paura invece che c'è in eccesso, l'angoscia che è frutto delle contaminazioni eccessive o delle nostre naturali tendenze automatiche ad rendere pervasivo questo sentimento, questa emozione, quella dobbiamo gestirla con molta intelligenza, con un discernimento continuo, che non finiremo mai di adoperare e di utilizzare, quindi un discernimento, una differenziazione, una separazione continua tra il dato di realtà con ciò che comporta, con la paura che comporta, dall'angoscia eccessiva che addirittura ci fa commettere errori ed è assolutamente controproducente, sviluppando un senso di civico, di coerenza, di intelligenza sociale, di intelligenza emotiva e di solidarietà. Il vostro ordine brevemente sta facendo girare un vademecum sui punti più importanti. Ecco, sì, sì. Se ce li... Sì, faccio vedere. Sì. Tra l'altro possono essere presi in considerazione. L'Ordine degli Psicologi nazionale e regionale della Sicilia ha elaborato un vademecum puntuale quanto semplice e schematico, quindi molto efficace, sui punti principali, diciamo, da tenere in considerazione, che sono quelli di attenersi proprio al dato oggettivo e a non confondere una causa unica con un danno collaterale, a non farsi prendere dal contagio
emotivo, e a fare attenzione che a quanto le emozioni possono danneggiare la capacità di pensare. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Le strade sono deserte, spettrali, ed a controllo del territorio le forze dell'ordine presidiano Agrigento. Vediamo la presenza e il monitoraggio dello Stato come si traduce nella città dei templi. Arturo Cantella. Alla luce delle nuove disposizioni del Consiglio dei Ministri emanate questa notte, che consigli dare e quale sarà anche la vostra azione di tutela nel territorio? Premesso doverosamente che queste nuove disposizioni del governo, che hanno esteso, come tutti sappiamo, all'intero territorio nazionale particolari misure molto restrittive a alcuni diritti fondamentali dei cittadini, va detto che la finalità di questi interventi straordinari è esattamente quella di garantire una migliore tutela del diritto alla salute di tutti. Da questo punto di vista, che cosa è rilevante, che cosa è importante che i cittadini agrigentini sappiano? Che il diritto a muoversi viene assicurato qualora risponda a una di queste tre condizioni: potersi recare al lavoro, potersi sottoporre a visite o comunque soddisfare ad esigenze relative alla salute e poter rispondere a cause di forza maggiore, il che quindi esclude ogni tipo di movimento che abbia natura, diciamo così, voluttuaria. E quindi da questo punto di vista anche gli spostamenti nell'ambito della regione, quindi tra i territori di più province, sono autorizzati qualora appunto le persone abbiano modo di comprovare che la loro collocazione appunto al di fuori dell'ambito di residenza è giustificata per uno dei tre motivi che ho detto prima. Ci sono anche delle restrizioni, c'è anche la possibilità di arresti, no? Quindi per chi non osserva le norme. Certo, diciamo che queste limitazioni imposte dal governo rispondono a un ordine dell'autorità assistito da una sanzione prevista dal codice penale che potrebbe comportare l'arresto anche fino a 3 mesi nel caso in cui si rilascino violazioni mendaci che non corrispondono appunto alle finalità consentite che prima ho accennato. Alcune misure riguardano in particolare i pubblici esercizi, e quindi sappiamo, e lo sottolineo, richiamo l'attenzione sul divieto di avere bar e ristoranti aperti prima delle ore 6 del mattino e dopo le ore 18. Gli altri esercizi commerciali diversi da queste due categorie possono continuare a svolgere la propria attività avendo cura di soddisfare due condizioni: quella di evitare l'assembramento dei clienti all'interno dei locali e quello di fare in modo che ci sia sempre all'interno del locale la distanza di sicurezza tra i clienti di almeno 1 metro. Soddisfatte queste condizioni, gli esercenti possono continuare la propria attività. Ancora ieri, d'intesa con il presidente di Confcommercio, abbiamo ravvisato l'opportunità di interventi anche da parte delle associazioni di categoria, utili a ricordare a tutti gli associati la necessità di ottemperare a queste prescrizioni. D'intesa con i vertici delle forze dell'ordine, col questore e i comandanti dei carabinieri e della Guardia di Finanza, abbiamo disposto, come del resto in tutto il territorio nazionale, una opportuna opera di vigilanza e controllo sul rispetto di queste condizioni. Quindi segnalo anche questo all'attenzione dei cittadini: le forze dell'ordine ci sono attive a tutela della sicurezza di tutti ed effettueranno i controlli che sono previsti per verificare il rispetto dei provvedimenti adottati dal governo. Oggi qui ad Agrigento, in pieno centro, per svolgere le vostre mansioni relative all'ordine pubblico, state anche distribuendo un foglio. Ecco, sostanzialmente qual è il senso della vostra attività?
Su disposizione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il signor Questore Iragi ha predisposto un massiccio controllo del territorio di tutta la provincia di Agrigento, e, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è già in vigore dalla mezzanotte di oggi. Nello specifico si stanno facendo dei controlli sulle persone, su tutti i locali che insistono su tutta la provincia, perché si deve controllare che tutti i locali e tutte le persone rispettino quello che c'è scritto nel decreto. A tal riguardo mi mostro l'autocertificazione che deve portare al seguito il cittadino, dove deve indicare le motivazioni per cui si trova all'esterno. E quindi in pratica sono quattro le motivazioni: sono comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il domicilio, abitazione o residenza. Quindi sostanzialmente tutti questi controlli verranno ripetuti durante i giorni seguenti, nella speranza che la popolazione rispetti le imposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ecco, questo foglio lo distribuite voi o qualcuno deve andarselo a prendere? È di facile accesso nel sito del Ministero dell'Interno, basta cliccare su Google, è un'autodichiarazione che fa il cittadino, che la presenta all'operatore di polizia qualora richiesto, e viene consegnato all'operatore di polizia, perché si tratta di un'autodichiarazione senza l'articolo 494 del codice penale. Ecco, un bilancio di questa mattinata? Ottimo, perché in pratica, come vedete, c'è pochissima gente in giro e la cittadinanza è venuta incontro alle esigenze del governo, e in pratica c'è pochissima gente. Giuseppe Mangiapani, 40 anni, sposato, agronomo, formatore professionale, imprenditore agricolo e candidato sindaco della lista civica Il Paese che Vogliamo per le prossime elezioni amministrative di Cammarata. Da oltre 15 anni al servizio della politica cammaratese, negli ultimi 5 ha ricoperto il ruolo di assessore all'agricoltura e alla viabilità rurale. Sostenuto e proposto da un gruppo consolidatosi in questi anni di proficua amministrazione, rafforzato dall'ingresso di nuove energie civiche e sociali, si pone a guidare una coesa squadra che con entusiasmo, coinvolgimento di attività e partecipazione mira alla crescita culturale e al benessere sociale ed economico. L'esperienza politica fin qui maturata, dichiara Mangiapane, mi ha convinto ad accettare la candidatura per rafforzare il lavoro svolto in questi anni. L'impegno per il territorio, l'attenzione per le famiglie, l'onestà, la legalità e la trasparenza sono i capisaldi del mio agire quotidiano e i fondamenti condivisi del programma di azione per gli anni a venire. La mia sarà l'amministrazione dell'ascolto e del confronto costante, e con l'aiuto di tutti i cittadini vogliamo continuare a trasformare il paese che amiamo nel paese che vogliamo. Il programma e la lista dei candidati al Consiglio Comunale saranno presentati non appena consentito, in osservanza alle disposizioni governative per l'emergenza sanitaria in atto. Elezioni a Castel Termine. Il Movimento 5 Stelle presenta accertamento ispettivo alla Regione sull'inserimento tra i comuni che andranno al voto anche del comune di Castel Termine. Ad annunciarlo sui social è stato il deputato regionale Giovanni Di Caro. Sul futuro del centro dell'Agrigentino, come noto, pende un giudizio presso la Corte di Cassazione relativo al diritto di Filippo Pellitteri ad essere sindaco di Castel Termine. L'avvocato era subentrato a Gioacchino Nicastro dopo che era stato individuato ineleggibile dal Tribunale. Per questo, continua Di Caro, abbiamo depositato un atto ispettivo in cui chiediamo la revoca immediata della delibera che indice le elezioni amministrative anche per Castel Termine, di attendere fino all'esito del ricorso in Cassazione prima di procedere a qualsivoglia azione relativa alle elezioni nel Comune. A diffidare la Regione era già stato nei mesi scorsi proprio Pellitteri, che aveva chiesto fosse rinviato il voto. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Il 10 marzo 1948 veniva rapito e ucciso il sindacalista siciliano Placido Rizzotto. La mafia, che non gli perdona il suo impegno a fianco del movimento contadino per l'occupazione dei latifondi. Giuseppe Letizia, il pastore che assiste all'omicidio e riconosce gli assassini, viene a sua volta ucciso. I presunti assassini verranno assolti per insufficienza di prove. I dettagli nel servizio. Tanti finora purtroppo i sindacalisti uccisi da Cosa Nostra, e per i quali occorrerebbe riscrivere la storia di questi grandi uomini. Placido Rizzotto, sì, il sindacalista Placido Rizzotto è uno di questi uomini coraggiosi, uccisi dalla mafia nel lontano 10 marzo del 1948. La consorteria mafiosa di quei luoghi, dove Rizzotto però volle sconfiggerlo vigliaccamente con la morte per farlo definitivamente tacere, ma alla fine i veri perdenti rimasero loro.
I resti del suo cadavere vennero trovati giù in una fossa di rocca Busambra nel territorio di Corleone, dentro alla quale venne gettato dopo essere stato sequestrato dai malavitosi. Anni dopo, il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, volle che per lui si celebrassero i funerali di Stato, ma anche consegnare alla sorella Giuseppa una medaglia d'oro a valor civile, omaggiare con una visita ai luoghi dell'uccisione e deporre una corona di fiori a Corleone di fronte al busto in sua memoria. Il funerale venne fatto ai resti del cadavere dopo che gli esami del DNA attestarono della sua identità, resti posti all'interno di un'urna e collocata sul sagrato della chiesa madre di Corleone. Ad officiare la cerimonia concelebrata, l'arcivescovo di Monreale è Don Luigi Ciotti, presidente dell'Associazione Libera. Placido Rizzotto, primo di 7 figli, perse la madre quando ancora bambino. Era nato a Corleone il 2 gennaio del 1914. Costretto ad abbandonare la scuola per occuparsi della famiglia, si interessò di politica e sindacato. Ricoprì l'incarico di presidente del Reduce e Combattenti dell'Ampi di Palermo e quello di segretario della Camera del Lavoro di Corleone, ma anche esponente di spicco del Partito Socialista Italiano e della CGIL. Venne rapito la sera del 10 marzo del 48 ed ucciso per il suo impegno a favore del movimento contadino per l'occupazione delle terre. Il regista Pasquale Scimeca, per ricordare il regista di Placido Rizzotto, girò nel 2000 un film omonimo, ovvero un racconto drammatico che la Sicilia e i siciliani ebbero a vivere soprattutto in quegli anni. Legambiente, in una lettera inviata al ministro dell'Ambiente Sergio Costa, chiede un intervento urgente per tutelare e mettere in sicurezza Ginostra e i suoi abitanti, un luogo unico nel Mediterraneo, già patrimonio mondiale dell'UNESCO e facente parte della riserva naturale orientata Isola di Stromboli, che rischia di sgretolarsi. Vediamo. Ginostra si sta sgretolando, occorrono interventi urgenti a tutela della messa in sicurezza dell'isola e dei suoi abitanti. Legambiente, in una lettera inviata al ministro dell'Ambiente Sergio Costa, chiede un intervento urgente per tutelare e mettere in sicurezza Ginostra e i suoi abitanti. Un luogo unico nel Mediterraneo, già patrimonio mondiale dell'UNESCO e facente parte della riserva naturale orientata Isola di Stromboli, che rischia di sgretolarsi lentamente nell'indifferenza generale. In recenti sopralluoghi è stata infatti accertata una progressiva e repentina azione di dissesto idrogeologico dovuto all'erosione costiera e alle mareggiate che mettono a rischio di frane e crolli il costone su cui poggia il centro del villaggio, la zona portuale e la via San Vincenzo, principale via di fuga della frazione. È stata anche inviata una nota al capo della Protezione Civile Nazionale, alla Regione Siciliana e al Comune di Lipari, in cui si chiedono interventi strutturali urgenti di mitigazione del rischio e azioni volte alla tutela della pubblica e privata incolumità. Il demanio marittimo di Messina ha già emesso un'ordinanza, con decorrenza immediata, di interdizione delle aree demaniali circostanti il pontile di Ginostra a tutela della pubblica e privata incolumità. Da anni gli abitanti della piccola frazione di Stromboli e Legambiente segnalano i rischi e le continue azioni franose dovute all'erosione della costa, ma fino ad oggi non è stato posto in essere nessun intervento concreto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.